La Magnifica Ossessione è il titolo di una mostra, ma viene dopo. A volte si costruiscono le cose a partire dal titolo, che è un po' la sintesi di un'idea, e a volte il titolo viene dopo. Per me era l'urgenza di dire una serie di cose arrivate in questo museo e di dirle da dentro, e quindi dal patrimonio, dalle persone che fanno questo museo. Dopo, seguendo quello che ho definito la logica del troppo, del di più di tutto, La Magnifica Ossessione mi sembrava il titolo più efficace, in qualche modo perché richiama al cinema, no? Quindi all'immagine in movimento, e perché si contrapponeva in maniera anche molto interessante a quello che è il lavoro di David Clairpoux, che è l'altra mostra che abbiamo in contemporanea al MART, che invece vuole fissare l'immagine in movimento, la trattiene e crea quella sospensione un po' alla Matrix, come se una stessa situazione potesse essere vista contemporaneamente da molti punti di vista. Quello che si offre nella Magnifica Ossessione è proprio questa multiple visione da parte di chi i musei li dirige, dei curatori, ma anche dai collezionisti, cioè da chi ha fatto della collezione privata invece un patrimonio pubblico e ha deciso di condividerlo in una cornice così importante come quella del museo creato da Mario Botta a Rovereto. La Magnifica Ossessione per me è come una sorta di manifesto, parla del museo, e il museo come istituzione deve cominciare a cambiare attitudine, a prendersi una responsabilità che non va solamente nel senso della conservazione e della promozione di quello che è il patrimonio, ma anche di dover dire delle cose che sono importanti per quanto riguarda l'ambito del territorio e del sociale, che sono fondamentali per un discorso di un museo contemporaneo partecipato. La Magnifica Ossessione inizia con l'Atelier Malfatti, con la scultura, in realtà con il corpo, secondo noi, e in un percorso che cronologicamente dura 100 anni e finisce con il cerchio di Richard Long in Porfido Trentino. E quindi è come se il corpo e la terra, e quindi noi, ci riconciliassimo finalmente, e tutto ciò che è stato il percorso alla fine diventa una cosa super essenziale, quello che noi siamo e il rapporto con la terra. La Magnifica Ossessione ha molti livelli di lettura, l'ho definita una storia dell'arte apocrifa secondo il MART. Uno è quello dei temi, perché dal punto di vista della sua parzialità, in quanto comincia a ragionare a partire dal proprio patrimonio, che evidentemente è un patrimonio parziale e non esaustivo, si raccoglie, si coagula all'interno di tematiche che sono dall'atelier alla gipsoteca, il corpo in posa, il ritratto, il Mediterraneo, l'architettura, o la superficie tipografica, per citarne solamente alcuni. Per tradurre nello spazio questa mostra abbiamo chiamato un giovane architetto che si chiama Gianni Filindeo, che ha dovuto confrontarsi con una dimensione dello spazio che aveva moltissime complessità, che seguiva un filo ma che a un certo punto ha una grande esplosione centrale dove lo spazio si dilata ed inizia il discorso sul contemporaneo. Gestire la complessità all'interno di un progetto di questo tipo ha significato cercare di dare ascolto e di ascoltare un po' tutti coloro che in qualche modo sono stati coinvolti all'interno del progetto, cercando in questo senso non di trovare dei percorsi prioritari, ma di elaborarne in qualche modo una sorta di traduzione corale, e quindi cercare delle tracce evidenti. Si sono condensate in due o tre episodi che si rendono evidenti. Uno sicuramente è all'ingresso, dove si è cercato di suggerire una sorta di idea di circolarità. Un altro elemento importante è quello dove noi ci troviamo, cioè il momento in cui le pareti delle sale cessano la loro obbedienza rispetto alla maglia ortogonale pensata e ideata dall'architetto Botta, diventano quasi un recinto all'interno del quale questa forma alle mie spalle è quasi una sorta di scrigno, poi racchiude una proiezione. Credo che la differenza di questa mostra, che parla di museo, di collezionismo, di restauro, di archivio, di deposito, la facciano la presenza degli artisti contemporanei che sono stati chiamati a dire la loro a partire da questo progetto, e sono Emilio Sgro, Liliana Moro, Cristian Fogarolli, Paolo Meoni e Paco Cao. Quest'ultimo di particolare rilevanza per noi perché inaugura il progetto di residenza del MART di artisti a cui chiediamo di avere un legame
fortissimo con quella che è la nostra vocazione, dei nostri spazi dal punto di vista architettonico, ma anche dal punto di vista del territorio. Il progetto invertito è un lavoro specifico realizzato per la mostra La Magnifica Ossessione come parte del gabinetto psicolinguistico retrofuturista che lavora con il legato storico del MART e che pretende seducir, provocare la reazione del spettatore e rivelare aspetti che normalmente non si tienen in cuenta a la hora di valorare le opere storiche. Uno de los aspectos más importantes es poder trabajar con un legado histórico importante que pertenece al MART e interpretarlo desde una perspectiva contemporánea y hacerlo además creando formas sutiles de desafiar al espectador como intérprete final de una obra de arte, como aquella persona que de alguna manera acaba la obra. El proyecto no está planteado exactamente como un juego, sino como una forma de desafiar la percepción que el espectador tiene sobre la obra de arte de manera convencional. Es una forma de revelar y de esconder. El juego tal vez radica justo en eso, pero es un juego del artista hacia sí mismo, no del artista con el espectador. Il progetto dal titolo Lost Identities parte dalla ricerca d'archivio nell'ex manicomio di Pargine Valsugana, che si basa sull'analisi identitaria dei detenuti all'interno del manicomio, sullo studio delle cartelle cliniche, lettere, documenti e le fotografie contenute nei faldoni dell'archivio. Lo studio ha evidenziato inoltre delle forti analogie con la fotografia criminale e giudiziaria che va dalla fine dell'Ottocento fino agli anni 40 del Novecento. I risultati di questo lavoro hanno messo in evidenza un'identità dinamica di queste persone, spesso caratterizzata anche da una fragilità, ma una fragilità e corrosione che allo stesso tempo dimostrava una forte identità che sfidava l'occhio della macchina fotografica. Unità residenziale d'osservazione perché è il metro con cui si misura l'espansione della città verso le periferie. Il video è stato realizzato con circa 1600 foto digitali fatte in un periodo di tempo di circa un anno all'interno di edifici nella zona periferica di Prato, questi edifici sia in costruzione che in ristrutturazione. Il video è stato realizzato con il sistema dello stop motion e questo dà l'idea del movimento e della città che in qualche maniera si crea e si distrugge allo stesso tempo. Dicono che lei è il titolo che ho dato a questa stanza che è dedicata alle artiste del Novecento. Dicono che lei è un titolo di un lavoro di Ketty La Rocca a cui ho fatto anche un mio personale omaggio perché è un artista che stimo moltissimo. Io ho presentato il lavoro Underdog, che è un gruppo di 5 cani di bronzo. Il titolo che ho dato è un po' la riflessione che ho fatto rispetto alla figura del perdente in questa società, insomma, in una situazione di potere. La Magnifica Ossessione si configura come una magnifica avventura dell'arte e della cultura che sicuramente, io mi auguro, apra molte discussioni sul ruolo dell'arte nella nostra epoca, ed essendo stato coinvolto in questa avventura più che un interprete mi sento uno dei personaggi messi in gioco. E come personaggio messo in gioco ho scelto il personaggio Marinetti come interlocutore. Mi sono permesso di immaginare un Marinetti calato nella nostra epoca in cui non può più dire neppure uccidiamo il chiaro di luna, perché il chiaro di luna è stato distrutto dall'inquinamento atmosferico in un'epoca in cui la guerra è diventata così distruttiva e non lascia scampo. Secondo me non avrebbe tanta voglia di dire guerra sola igiene del mondo. La verità è che siamo tutti condannati a competere perché c'è un mondo che ci invita a competere. Io credo che un artista debba competere con se stesso e con la propria voglia di essere nella realtà, con tutti i suoi sogni e tutte le sue speranze di vita,
E per questo io faccio dire a Marinetti, nous voulons effacer, che vuol dire noi vogliamo cancellare, nous voulons rêver, che vuol dire noi vogliamo sognare.